custodi di quanto Dio ci ha dato. In questa pagina di Vangelo Gesù invita i discepoli a vegliare, a essere pronti per poter accogliere il padrone ed essere tra coloro che sono in mezzo ai fratelli come i servi, come coloro che si adoperano per il bene degli altri. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: «Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa». Gesù ci ricorda l'importanza di essere pronti. È un invito a guardare e vivere il momento presente. So prendermi del tempo per me? Possiamo vivere nella convinzione di essere padroni, illudendoci che nessuno potrà toglierci ciò che possediamo. So essere libero dalle cose. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Se ci pensiamo padroni, Dio è percepito come un ladro. Cristo ci invita a vivere come servi, custodi di ciò che ci è stato donato. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Unico padrone è Dio. Egli ci ha affidato i fratelli che siamo chiamati a servire. L'amore per i poveri diventa il segno che stiamo vegliando. Non tramonti il sole senza che abbia amato. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: «Il mio padrone tarda», e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Quando il servo si dimentica del padrone, cerca di prenderne il posto, smette di amare gli altri e diventa Dio di se stesso. Chi oggi posso servire in totale gratuità?